Hi guys, oggi ti parlo di un consiglio per l'inglese scritto o se lo usi per lavoro, per fare delle mail, per inviare mail, oppure se sei in preparazione di un esame di certificazione, quindi l'inglese scritto è molto importante. Parliamo di as well. La parola as well può essere anche omessa nelle frasi, perché non è detto che bisogna sempre inserirla come per, come dire, far vedere che siamo bravi in inglese. L'inglese è conciso e chiaro, meno parole riusciamo a inserire nelle frasi e meglio è. In questo caso, se as well ha un senso inserirlo, ok, altrimenti tranquillamente può essere omesso. Vediamo un po' di esempi così riesco ad essere ancora più chiara. I enjoyed the meal, my daughter did as well. My daughter and I enjoyed the meal. La prima fase è corretta grammaticalmente, la seconda però, omettendo as well, è molto più concisa e anche più chiara, rende di più. Vediamo qualche esempio invece di quando toglierlo. I learned a lot at school and I met some new friends as well. I learned a lot at school and I met some new friends. Anche qui due frasi dove possiamo omettere as well. Originale e frase, diciamo, rifatta senza as well. Vediamo insieme. I went to London with my friends. My daughter went as well. My daughter and I went to London with my friends. Poi ci sono le eccezioni dove as well, ad esempio, vuol dire inoltre, e in questo caso non ha senso metterlo, ovviamente possiamo lasciarlo. Bene, mi fermo qua per oggi e se non hai ancora scaricato il mio video training gratuito, ti invito a farlo su englishbygrace.it. E se vuoi ancora di più approfondire il tuo inglese e migliorarlo, puoi direttamente prenotare una call gratuita con me per poter condividere insieme i tuoi obiettivi linguistici. Keep learning English by Grace!